Ok ragazzi, ben ritrovati con un altro episodio di Nioh. Dunque, terza missione. Il torpore della pietra dello spirito. Questa qua ci dà il Raikiri. Una tazza di Ochoco, vabbè chi se ne frega. Però è il Raikiri principalmente che mi interessa. E iniziamo sta benedetta missione. Questa qua dovrebbe essere la missione che si vedeva già nell'alfa. Esatto, guarda qui, da Zaifu. È questo. E c'era il boss lì, quello del fulmine. Non ricordo, rompicoglioni. Abbastanza rompicazzo, se non erro l'acqua andava bene contro di lui. Posso salire di un livello, quindi un livello solo, spirito, vai. Così proviamo a cambiare lo spirito guardiano, vediamo un po' che elemento c'ha. Non riesco a capire che cazzo di elemento è, ma è possibile che non c'è scritto, sono io talmente rincoglionito che non lo vedo. Protezione, danno abilità, fuoco, a terra, ok, lo vedo, terra, elemento di terra, proviamolo. Proviamolo, vediamo un po' se, com'è, ma che attributi ci dà. Che brutto che è sto elmo. Però è abbastanza forte. Ok. Ok, ok. Non ci sono nemici? E tra l'altro ho sbloccato anche la combo lì per gli attacchi leggeri. Quella con la X. Fa un botto di danno. Frecce! Tanto io ci ho equipaggiato la katana giusta? Perché non si sa mai, sì, ce l'ho equipaggiata. Buono. Cioè, noi frecce abbiamo, sì. Che frecce sono veramente importanti, guarda che roba. Quello ci ha messo un attimo a rendersene conto. Ma che cazzo di hitbox era quella? Crapa! Tanto la Kusarigama lì, la cordicella, non l'ho ancora toccata, ragazzi, perché... Mai cerco di potenziare quanto più posso la katana prima di passare alla Kusarigama, perché... Insomma... Voglio dire... Più attacchi sblocco, più è divertente anche da guardare, perché sennò sono sempre gli stessi due attacchi che fai e risulta un po' monotono. Ok, intanto sempre buio pesto, sempre tutto bagnato, tutto brutto. Che c'è qui? Ci sarà qualcosa per noi? Sì, si può scendere, però è meglio di no. Era meglio farlo dopo, questo me lo ricordo. Qui c'è uno yokai, già. Dai, uso l'impugnatura alta, cazzo, ti distruggo. Guarda lì la roba! Ma che roba! E c'è il cagacazzo con le bombe, ovviamente. Che palle! Dov'è quello con le bombe, che non lo vedo? Ma che rompi coglioni. Voilà. Raccogliamo tutto. C'è quel cagacazzo con le bombe. Guarda. Rompi coglioni. Dove sei? Guardalo lì, pezzo di merda. Puttana, fatti prendere in testa. Così. Oh. Che mi devi? Devi rovinare i miei combattimenti. Tanto qua abbiamo uno di sti qua. Guarda come si guarda in giro tutto fiero. Riconduci al santuario. Guarda come fa. Tu, vai. Mamma. Viaggia. Chi è che c'è qui? Ah, non c'è più il... Ah, però te sì, ci sei. Ti vedo. Non gli farò un cazzo. Ah, l'ho one shottato. Boom, buono. Sto convinto di non fargli niente, l'ho one shottato. Ah, oh, cazzo. Andiamo qui. Oh, cazzo. Vieni qui. Ma che danno che prende. Già che comunque è un po' facilotto, eh. Se ti fai le missioni secondarie tra le varie missioni principali... diventa veramente facilotto sto giochino. Hanno abbassato veramente tanto la difficoltà. Probabilmente ci saranno dei picchi allucinanti con le boss fight. Questo ne sono quasi sicuro. Però di per sé è abbastanza facilotto. Boom, sono tutti livelli che conosco e cose di questo genere. Però insomma il danno è ridotto. Ma sto cazzo. Guarda questo qua che lanciava i... Lanciava i shuriken. Vieni qui. Olè, finalmente lo sto imparando ad usare un po' sto figa di attacco. Doppio cigatano, non me ne frega. Ramo, tazza di Ochoco.
Avevamo trovato la tazza di Ochoa, un po' di oro. Anche dal fabbro per il momento non ho sentito il bisogno di forgiare nuove armi, nuove cose. Soprattutto la forgiatura d'anima, perché fin tanto che non hai massimizzato la familiarità con un'arma che ha una proprietà speciale, un'eredità, non ti conviene fare la forgiatura d'anima, perché non riesci a passarlo tra un'arma e un'altra. Questo luogo che prosperava era addirittura conosciuto come una sorta di capitale al di fuori. L'orta Kakage ha ricostruito qualcosa, ma qualcosa è andato storto, ci scommetto. Cerca il povero cadavere di una donzella. Addio Tenjin, altissimo, puniscili. Dio Tenjin. Ecco, torno in avanti, quando mi viene da bestemmiare dico così, Dio Tenjin. Wait, 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 oh! Ups, ups. Abbiamo uno yokai, abbiamo uno yokai. Hello. Così qua devi spammare... l'ho capito adesso che con l'impugnatura media devi spammare l'attacco col calcio. Devi far così, vedi che gli riduci il ki tutte le volte. Non diventano più un problema sti cose. Vanno giù come un sacco di merda. Come dei sacchi di merda, perché è più di uno. Abbatti. Abbatti questo albero. Abbatti questo albero. Secondo me è un livello più corto, magari non dovrò neanche tagliarlo tanto sto video. Perché ragazzi io faccio... Oh, cos'è che ho trovato? Copricapo arciere. La questione è che faccio i video un po' più corti perché non voglio abusare del vostro tempo. Soprattutto se seguite il playthrough mentre state giocando al titolo. Non volete rivedervi tutto il livello, volete vedere un po' le parti più interessanti, i punti salienti. Come li ho affrontati io rispetto a come li avete affrontati voi. È quello che volete vedere, perché il livello l'avete già fatto. Quindi fare un video completo non editato. Bastardo, questo qua no, questi li odio. Questi li ho. Bastardo, no. No. Cazzo, che poi questi qua si trasformano. Pezzo di merda. Tu pezzo di merda, muori. Cazzo. Stronzo. Vai via. Ecco, dopo... Ma non so se farlo con sto mostro o con quell'altro. Facciamo con quell'altro. Proviamo un po' il nuovo spirito. Mi sono già dimenticato il nome. Dove sei? Vai. No, sono caduto di sotto e non era quello che volevo fare. Non era quello che volevo fare, però già che ci siamo almeno ne approfittiamo per dare un'occhiata ai vari oggetti. Sicuramente ne varrà la pena. Acqua e pietra dello spirito. Vabbè, dai. Non male, meglio che un calcio in culo. E basta, tutto lì. No, no, non di qua. Se no non finiamo più, che cazzo fa. Ah, vedi che c'è ancora un oggetto lì, me lo stavo perdendo. Abbiamo la kakakakakaku lì. Amuleto acqua, bene, vedi? Te lo danno l'amuleto acqua perché è quell'altro fulmine. E noi abbiamo spirito di terra. Quindi lo spirito di fuoco non mi sembra un'ottima idea per il boss. Quello di terra forse gli fa un po' più danno, non lo so. Ma non c'è un cazzo che ti spiega cosa è vulnerabile a cosa, cosa è meglio usare contro cosa. Ehi, chi è che mi ha visto? Ah, tu. Merda mia. Ah, puoi interrompere la metà con la combo, non lo sapevo. Dai. Morto. Ah no. Ancora. Adesso sì. Adesso sì. Adesso ci siamo. Che danni. Che danni. Che botte. E sperle. Ah, vedi cosa c'è. Ah, figlio di travaglio. Beccato. Ma piantala di schivare. Cozio, se sono odiosi sti cosi. Dai, Kiki. Sto cazzo che scappi, brutto schifoso. I nemici più piccoli sono anche quelli più rompicoglioni, ma incredibile. Ehi, me l'ha schivato. Allora sei bastardo. Sto. Così.
Abbiamo sbloccato la shortcut, bene. Bene, easy easy peasy, veloce veloce. Su su su. Sì. Meglio provarlo subito perché almeno dopo mi si ricarica. Sì, danno gliene ha fatto però. Mori. Ma che bello che poi gli tagli via le braccia. Partono via tutti i pezzi. Bella lì. Così mi piace. Così mi piace. Così mi piace. Violenza sparata totale. Acqua sacra. Qui c'è un altro di sti bastardi. Qui non scappi però. Non scappi bro. Ma guarda, di ignoranza totale. A costo di consumare tutto il ki, ma quei cosi devi farli fuori subito. Altrimenti ti danno veramente grossi pro... ma come saluta? Vai! Verso la libertà! C'è bisogno che mi ringrazi. Sì, comunque hanno tolto un sacco di nemici. È molto più facile che nella beta. Adesso qua si poteva salire, né? Sì. Nella beta, scusate. Era l'alfa ancora quando c'era sto livello. Ma forse c'era anche nella beta, non mi ricordo. Buh. Qui non c'era il samurai, tipo, qualcosa così. Quando tu venivi qui. Sì, ehi, ciao! Cazzo fai? Merda. Muori! Schifoso! Orokutama ancora. Oh, ne avrò trovati non so quanti, non so, non so ancora che cos'è l'Orokutama. Kote, vabbè, quella sì. Preso. Ma sì. Allora, lì nell'alfa c'era la chiave da queste parti. C'era pure l'imboscata gigantesca. No? Sì. Due. Non erano due? Ma io ne vedo uno solo. Ma vaffanculo. Aia. Tu e i tuoi shuriken di merda. Eh sì. Ho imparato a usarlo con l'attacco lì, no? Adesso vedi. Poi fa veramente un danno schifoso. Chiave porta est, ok, c'è ancora la chiave qui, bene bene. Abbiamo armatura del vassallo. Minchia, proprio l'elmo che l'unico oggetto che ho craftato. No, che brutto! Riduzione danno contro fulmine e contro veleno. Ma va che schifo! Ma va a cagare, fanculo. Lo so che ci vorrebbe la riduzione del danno da fulmine, ma con tutti i danni che ti fa il boss è meglio evitarli i danni anziché avere una protezione contro il fulmine. Visto che il boss lo conosciamo già, se non sapessi che boss c'è probabilmente invece no, sarebbe un'ottima idea. Oh, penso che abbiamo esplorato tutto, eh. Qua c'è ancora qualcosa. E chi è che mi ha visto? Dove? Pezzo di merda. Tutto sbilenco poi, maledetto schifoso. Ma sì, roll catch di merda, zio caro. Mi dà fastidio. Dai lì, tutto a calci. Calci in faccia, pezzo di merda. Mari. Da questo. Ah, qui abbiamo le statue, è vero. Le statue. Una alla volta, mi raccomando. Cazzo, sbagliato. Troppo lento. Poi perché uso l'impugnatura alta? Di questo qua, poi il chi col cazzo che glielo toglie. Talmente resistenti sti pezzi di merda. Dai, piano, eh. Ah, ok. Cioè, se tu corri, guarda, eh. Ah, no, ce l'ha l'attacco anti
Oh, ma sono veramente poco resistenti. Ascia del bandito. E ne abbiamo ancora due. Oh, c'è pure il merdoscio. No, 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 non mi faccio fregare. Vieni qua tu. Vieni qui da me. Mettiamo su anche il talismano di acqua, così gli facciamo un po' più di danno. Ups. Hai voglia, altro che se gliene facciamo di danno, ma stai scherzando? Hai visto che roba? Ok, basta una... Ok, danno d'acqua contro sti cosi, sembra funzionare bene. Vieni qua, tu brutta merda. Cos'è il rosario? Tanto c'ho anche gli accessori, dovrei cambiare gli accessori, gli amuleti. Il fatto che continuano a dartene talmente tanto, dopo va a finire che sei lì tutto il tempo a guardare dietro all'equipaggiamento, no? Non giochi più praticamente, sei lì a guardare statistiche tutto il tempo. Per il momento, no. Usalo per ricevere 5.000 amrita subito. Per il momento non ne sento assolutamente il bisogno, quindi... Quindi non sto lì a strusare tanto con statistiche, abilità e tutto il resto. Ce n'è bisogno. Questo, contro fulmine, contro regno yokai. Ah, ma ce l'avevo già equipaggiato. Boh, ma avevo già su gli equipaggiamenti migliori. Buono. Allora possiamo andare a farci il boss. Il boss. Ehi, boss. Ehi, boss. Chi be da pussy, boss. Vediamo un po'. Sì, è questo. Torna indietro se vuoi continuare a vivere. Ma va a cagare, va. Ah, ti sciotta così. Oh, porca troia. Cazzo di fulmine che mi frega ogni volta. Che non si capisce mai che cazzo di animazione sta facendo. Mi vedi? Dai che gliel'ho tolta. Cazzo di fulmine di merda. Quello che mi frega. No. Porca troia, vedi? Vedi? Ero convinto che era già finito. No, al veleno pure, pezzo di stronzo. No, beccati questo che lo indebolisce. Via, fulmine. Ancora uno. No, no, faccia di merda. Proprio quando stavo buffando l'arma, Sì, sto cazzo è riuscito a prendermi due volte. Come no? No, 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 ho sbagliato, avevo sul menu sbagliato, Dio. Ancora, ancora, ancora. Ma cambia menu! Cambia menu! Mettimi sugli Elisir! Dio santo! Via, via! Che cazzo di fulmine di merda che non schiva sto mongoloide. Adesso c'ho sul fuoco, zoccane. Che cosa? Dove? Vai, stamina! Dai che gli manca un culo, è morto. Oh, era ora, che cazzo, un boss di merda così mi doveva darmi problemi. Buono! Kabuto guerriero, katana? No, non è una di quelle buone. Scatola di medicinali. Niente di che. Niente di che. Niente di che. Però, sembrerebbe che ce l'abbiamo fatta.
Bene, qui cos'è? Hai respinto il mio famiglio. Oh merda, vuoi dire che non era ancora il boss? Già che questo era solo l'intro? Oddio, no. Poi magari ti capita che devi rifare tutte e due, no? Sia il boss fuori che il boss dentro. No. Vediamo prima di dir cazzate, vediamo cosa c'è dentro. Cazzo, ecco la roba lì. Guardalo come saltella, tutto contento. Ah, puoi parlare? Che cazzo sei tu? Uè! Ma che cazzo? Ma perché? Fammi vedere un po'. Cosa abbiamo qui? Acqua sacra. Sacra acqua. Qui? Un'altra roba inutile? Pietra dello spirito, più o meno. Chi sei tu? Sei la Ma non voglio parlare con lui, voglio parlare con lei. Chi sei, la concubina di quello? Bello il cappello, mi piace tutto. Cazzo di dildo che c'è in testa. Mi chiamo Fuku! Fuku Fuku! Sono un mago, il mio, e protegge questa zona. C'hai litigato, ma ho fatto un culo così la prima volta. Puoi placare la sua rabbia. Ah, vuol dire che quello diventa un nuovo spirito guardiano? Mo. Ottieni gesto, scusa. Sì. E dopo? Punta il dito in basso. Scusa. Ecco, e adesso che cosa? Sei andato. Buono. Sembra che tu l'abbia addolcito. Spesso i gesti funzionano con chi non ha il dono della parola, hai capito? Vedi questa cosa qua anche dei mimic. Ecco, hai ancora qualcosa da dirmi? Oltre a questo punto non c'è possibilità di sopravvivenza se non si è in grado di percepire i demoni. Questa improvvisa ascesa della malvagità mi preoccupa. Se decidi di proseguire, fallo sapendo di rischiare la vita. Cazzo! Allora c'è un altro boss dietro qui. Aspetta, fammi tornare al santuario allora, perché qui... Qui... A meno che non può... No, non puoi tornare al santuario. Fregato. T'han fottuto. Tra l'altro, fammi fare una cosa, perché qui dopo va a finire che mi confondo. Amuleto del fuoco lo tiriamo via. Amuleto del viaggiatore lo tiriamo via. E lasciamo solo questi per il momento, perché sennò è veramente un casino. Succede come prima, che al posto di usare... Cioè, anche sta cosa di cambiare il menu con L, con R2, ma fallo... Fallo con R2, no? Oddio. Mi confondo. Ehi, guarda un po' chi abbiamo qui. Vadi, vadi. Vadi a fanculo. Movimento. No, ma io se vado su si muove. Infatti. Ah, ok. Continua il livello. Un'altra parte del livello. Bene. Ehi. Ok, adesso dobbiamo inseguire qualcuno, evidentemente. Facchia da culo. Ok. Abbiamo ottenuto degli oggetti prima, ma non ho voglia di guardare. Non avrei mai potuto immaginare l'esistenza di uno spazio del genere sotto il suolo di Dazaifu. Oddio, adesso sarà una parte lunga di livello, quindi magari per tener fede a quello che avevo detto, magari questo episodio lo chiudiamo qua e nel prossimo proseguiamo in questo dungeon, perché vedi che qua sarà lungo e quindi se raggruppo tutto quanto insieme va a finire che devo tagliare veramente l'ira di Cristo. Quindi vi ringrazio per l'attenzione ragazzi, statemi bene e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao.